Sì, direi che ci siamo. Abbiamo lui, due droni dentro nello zaino, zaino da trekking. E quindi, ragazzi, adesso è arrivato il momento di partire. Dove passa? Siamo circondati. Ma mi picchiano nella macchina, traballa! Ma non ci credo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un cinematic video da paura, perché la location è spettacolare, ma acquista ancora più valore se pensiamo che questa location è in Lombardia. Sarà un doppio volo, perché comunque la location secondo me ci dà due possibilità, e in una voleremo con Apsan Zino Mini Pro, e il nuovo firmware 1.4.5 per quanto riguarda il drone e 1.2.0 per quanto riguarda il controller. Mentre la seconda parte del video, che è una location un po' più spostata di circa 20 minuti di cammino, è adatta per il DJI FPV, anzi direi che è la morte sua. E in questo video proveremo appunto le Master iScreve, queste nuove eliche dedicate appunto al DJI FPV, perché nascono apposta per lui da Master iScreve e che mi hanno entusiasmato nel video test che ho fatto qualche giorno fa. E appunto per vedere come si comportano in una situazione di quelle che piacciono a me, le ho portate in una location strepitosa. E se vanno bene qui, vanno bene dappertutto. Quindi, detto tutto questo, adesso vi porto all'interno di quello che è tutto il percorso, o meglio, tutta la giornata che ho vissuto per fare questi due voli, perché è stata davvero impegnativa sia per la prima parte, che ok, camminata ripida ma easy, ma la seconda parte, ragazzi, da incubo, soprattutto perché adesso che ho finito di registrare i video con i droni, devo tornare indietro e non sono da solo, ovviamente. Quindi c'ho sia Sara di 8 anni che mia moglie. Quindi sentirò i loro insulti per tutto questo percorso che gli ho fatto fare, perché è davvero impervio, però ragazzi ne è valsa davvero la pena. E sicuramente vi siete accorti che non vi ho detto dove mi trovo. Perché voglio che guardiate il video per meravigliarvi sapendo che questo posto è in Lombardia. È l'unico indizio che vi do. Poi a fine video ovviamente vi metterò la descrizione di dov'è esattamente questo posto. Quindi, detto tutto questo, adesso vi lascio un cinematic video da paura, come vi ho detto, doppio Zino Mini Pro DJI FPV e tutto quello che è stato il percorso per arrivare in queste due location. Se il video che andate a vedere, ragazzi, dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissimi spoiler e anteprime di quello che porto qua poi sul canale. E sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante la tecnologia e i droni, quindi tantissimi coupon li trovate lì dedicati a tutto questo mondo. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità, o ragazzi, una location pazzesca come questa. Ciao e al prossimo video! Ormai dovremmo esserci. Sopra a quella scalinata dovrebbe esserci la parte della rocca di Manerba, quella più importante, cioè dove ci sono ovviamente più resti di questa rocca. Quindi dovrebbe essere l'ultimo sforzo per poi però andare in un'altra location che è un po' più avanti di qua, che dovrebbe essere strepitosa per far volare il DJI FPV. Eccoci qua. Non so se riesci da lì, saltinte. Brava. Il posto, ragazzi, è strepitoso. Un panorama e un'ambientazione incredibile. E qua faremo volare Zino Mini Pro. Ma la location seguente, che è un po' più avanti, circa un quarto d'ora di cammino da qua, è un po' impervia da quello che ho visto la prima parte per arrivarci, volerà DJI FPV. Ma ragazzi, preparatevi a una location da urlo, almeno dovrebbe essere da urlo. Quindi ragazzi, continuiamo questo tour in questo spettacolo naturalistico del lago di Garda.
questa è la parte che vi dicevo che è veramente, veramente impegnativa. Brava Sara, usa la corda. Devi scendere, credo. Ma che avventure che ti faccio vivere, Sara? Sara, il peggio è passato? Deve ancora arrivare? E c'avevi ragione che il peggio doveva ancora arrivare. Porca merda. Eh sì, capito, ma io c'ho sullo zaino con i droni attaccati. Oh madonna santa, Sara. Prova ad andare avanti lì, no, lì c'è, forse c'è i gradini, Lì avanti. Io spero solo che quando arriviamo a Punta Sasso, diciamo, wow. Perché sennò tutta sta fatica mi viene da piangere. A te no. A te ti viene da ridere. Ok. Abbiamo due idee diverse. D'altra parte il pensiero è soggettivo, sai. Tu puoi pensare una cosa in un'altra. No? E dici se c'è Punta Sasso. Sì, Sasso. Va bene. Sì, questo. Da qua 10 minuti, quindi andiamo. No, finita. Dritta. Il sentiero quello bianco rosso. Ma noi apprezziamo sempre questi sentieri qua bianco. Magari sono collegati. Eh sì, si uniscono tutti assieme, tutti i sentieri, tutte le montagne si uniscono. E tutti portano? No, ma sai tutti i sentieri dove portano? A Roma. Davvero? No. Il sentiero è stato davvero difficoltoso, mancano ancora circa 10 minuti, ma è stato davvero tanto impegnativo. Ma se il posto che andremo a vedere è in proporzione al sentiero, tanta tanta roba. È facilissimo. Non è vero, ma cosa dici? Non ci credete, è stato difficilissimo. Sara, guarda dove eravamo. Là sopra, siamo scesi, tutto scalando la montagna, o meglio, girando la montagna, si vedono là in fondo i sentieri per poi arrivare a lì. Ragazzi, questo è il posto ideale per lui, il DJI FPV e le nuove Helike Master Ice Cream. Quindi questa sarà la nostra postazione di decollo. Speriamo che vada tutto bene, perché ci sono anche i gabbiani e non sono amici dei droni. Quindi adesso metto giù lui, prepariamo tutto e decolliamo con DJI FPV. We'll be right back.
spettacolare, spettacolare. Yeah.